cosa, non sei è pronto? Bene, ti tratto sempre oggi bene, con amore, un ti carico tratto molto importante. Vieni Rodolfo, ho capito. Vieni Rodolfo, Marcello, venga, eccoci qua. Oggi non mi sporco le mani, ma non lo faccio da sola. No, cuore, no. Anche se mi hanno detto che questo qua era un'arma che le mamme usavano con i bambini quando facevano i monelli, così. I bambini, beh, insomma, bravo, bambino. Con gli adulti, spero, perché il bambino con mattarello è dura. Dai. Ti presento i miei amici, Rodolfo. Ciao, Angela, salutate Marcello. Ciao ragazzi. Ciao Marcello. Sei timida, Angela, no? Abbastanza. Allora, Angela è molto timida, però nel fare la crescia è la regina. Grande. Partiamo, Angela, raccontiamo. Grande, Angela. Tu prepara, fai vedere come si fa. Okay. Grandissima, guarda. Okay. Quindi lei parte proprio dall'inizio, perché è una farina molto veloce da realizzare anche in casa. Qui sono segreti, sale, segreti in onda. Anticamente, segreti in onda. Pizzico di lievito. Pizzico di sale, pizzico di lievito. Un po' assentimento. Ma sì. Senti, mi piace. Invece, Rodolfo, con te voglio. Acqua. No, rimani. Vabbè, vieni qua, sì, Rodolfo. Sì, stiamo sì, a fare un po' di caciara oggi, Marcello, perché c'è tanta roba, tante cose da raccontare. Allora. Agubbio si chiama crescia. Tu mi hai raccontato prima, lo diciamo adesso a Marcello, che in altre parti dell'Umbria si chiama torta al testo. È vero. Perché? Che cos'è il testo? Il testo era una pietra, diciamo, serena, che veniva messa sopra la brace e si faceva scaldare, dove poi veniva posata la crescia, sì, quando era pronta. E veniva, diciamo, prima da una parte veniva rosolata, sì, poi si girava e si copriva con della cenere. Poi a un certo punto il testo erano delle. Il fricò, sto vedendo se è cotto, Marcello. Per sta spizzicando. Non capire, non si fa. Non si fa. Il minimo di rispetto per questa donna. Ma c'è pure la tavola dopo. Perché devi assaggiarla adesso? Per farmi. Vabbè. Si diverte. Mi diverto. Ma tu sai che figuraccia portare il fricò non cotto perfettamente? Lo è cotto bene, ma. Perché nel frattempo è aggiunto l'acqua. Insomma, però è la stessa cosa alla fine. Questo era, insomma, era il pane, diciamo. E torta al testo sono la stessa cosa? Sì, crescia e torta al testo è la stessa identica cosa. Okay. Tu pensa che già dal tempo degli antichi romani si usavano queste tegole chiamate testum, appunto, che venivano messe sulla brace e su quale. Adesso però che cosa si usa? Usiamo? Oggi si usano dei pannari, si usano dei. Vabbè, che brucia! Brucia, non ti brucia. È un panaro, cioè, diciamo, si chiama panaro perché è tondo, questo qui, e viene panaro, scaldato questo sopra la brace, dove viene messa la torta al testo, si fa rosolare da una parte, poi si gira e si ricopre con della invece cenere. Invece questa è una pietra dell'Ottocento. Esatto, il classico testo, testum. Che veniva utilizzata dagli antenati della famiglia. Scusami Monica, forse mi è sfuggito. Bravissima. Ma Angela che sta preparando la torta, la crescia, ma non ha messo nessun grasso, neanche l'olio, o ci mette strutto, burro? Niente. Zero grassi. No, la crescia era il pane dei poveri. Bravissima. Acqua, farina, all'epoca si metteva, anticamente all'inizio del Novecento, perché dell'inizio del Novecento si metteva un pizzico di bicarbonato, sì. Oggi con l'evoluzione si aggiunge anche un po' di lievito. Quindi, esatto, perché è più soffice, più, diciamo, più per i palati di oggi, diciamo. Via. Vieni con me intanto. Vieni. Mentre la nostra Angela continua a preparare, sì, Marcello, sì, ti volevo dire che la classica crescia di Gubbio viene riempita con i salumi dell'Umbria, vero? Esatto. Ma guarda che però strano. Qui abbiamo anche delle varianti, perché. Oggi sono quelli che mangiano i vegetariani, abbiamo fatto con il formaggio oppure con le verdure. Con le verdure, se poi eventualmente, verdura, se vuoi arricchire, si può mettere anche della salsiccia stritolata eventualmente. Anche che spettacolo. Se qualcuno vuole ancora un po' più sofisticata, sbriciolata. Che spettacolo. E poi c'è questo che è con la caciotta. La caciotta, sì, tipica umbra, sì. Latte vaccino, no? Esatto. Dai, sì. Ma vengono scaldate le cresce quando vengono farcite? O si mangiano buona, così? Almeno, sì. Come funziona? Dimmi come vengono preparate, vengono scaldate, io intanto finisco di mangiare. Vengono scaldate le cresce? Ah sì, la cresce viene scaldata, deve essere sempre calda questa qui. E la cara donna era, non diciamo, dà tempo di scaldarlo anche se la mangia prima. Cioè. Monica, andava scaldata un po' almeno, l'ultima. No? Niente, non c'è, no.
Non fa pane quotidiano della campagna. È buona anche così, è buona pure fredda. Beh, siamo pronte. Questa sì, quanto devi riposare? Vabbè. Una ventina di minuti. Ma anche subito. Però noi ecco, ce l'abbiamo già pronta. Anche subito. Quindi, ah, io lo devo fare? Certo. Sì, certo. Sì. E levatevi se finalmente era la donna che lavora. Devo collaborare. È una notizia questa, Hai visto? Già per i siti web, è clamoroso. La cara donna che lavora. Esatto. Madonna, sa. Brava. Senti, brava. Sta venendo una focaccia a me. Brava. Non è proprio il massimo. Beh, ma sta sai bene, un trucchetto che mi ha detto prima Angela? Che ti ha detto? Angela? Mm-hmm. Un po' storta. Vabbè, Angela ha utilizzato l'acqua frizzante per... Sì, sì, per farla lievitare, per rivedere, per più soffice. Prima, più soffice. Un pizzico di lievito, un po' di acqua frizzante in maniera tale che possa lievitare prima ed più essere un po' più morbida. Più morbida. L'acqua deve essere calda o fredda però. Diamo anche i segreti, Monica. Acqua calda o fredda? Fredda. Rigorosamente fredda. La vedi? E questa la possiamo però Monica condire anche col fricò. Certo. Come no, questa è ci vediamo dopo, Monica. Ci vediamo dopo. Ci vediamo dopo. Preparate la tavola che ho capito che oggi è una giornata calorica. Allora, come sapete, sono iniziati